Con l'Ortona vittorioso nell'anticipo in quel di Tollo, il Piazzano è ormai orientato a dirottare le proprie attenzioni verso il consolidamento della seconda piazza, molto utile per gli innegabili vantaggi che essa deriva al momento di scendere in campo per i play-off di fine stagione. Obiettivo praticamente certo per la truppa di Mister Bisci, che vive uno straordinario momento di forma e che mastica amaro per gli scivoloni nella fase mediana della stagione, che hanno negato ai biancorossi la possibilità di giocarsi la prima piazza con i gialloverdi ortonesi ormai in fuga solitaria. Resta la soddisfazione di aver fermato la capolista in entrambe le sfide di campionato, ma il primo posto è un discorso oggettivamente utopistico. Concentrazione ai massimi livelli anche per la sfida casalinga al cospetto dello Sporting San Salvo, compagine dotata di un organico di tutto rispetto e da prendere in seria considerazione, anche se le aspettative di inizio stagione lasciavano presagire un torneo ad alta quota. Le avvisaglie di una domenica di passione per l'estremo biancazzurro Cilli si avvertono sin dalle prime battute, con l'intervento risolutore sullo stacco in aria di Pasquini, con la successiva ribattuta di Schieda che da posizione propizia sparacchia alle ortiche. Al 12° l'estremo sansalvese si conferma su ottimi livelli di reattività, allungandosi provvidenzialmente sulla rasoiata dal limite di Bussoli, altrimenti destinata a creare insidie maggiori. 3 minuti dopo i biancorossi divorano 2 occasioni colossali in rapida successione, con Cilli insuperabile anche sui devastanti affondi di Pierri e di Bussoli, con quest'ultimo che cerca di colpire sulla ribattuta dell'estremo biancazzurro, che almeno nelle battute d'avvio della contesa si conferma un baluardo insuperabile. La squadra sansalvese cerca di giustificare la sua presenza sul rettangolo di gioco e fa del suo meglio per riuscire a limitare la foga della truppa biancorossa. Al 17° gli ospiti si avventurano dalle parti di Gianmarco Lusi, che non vuole sfigurare al cospetto del suo omologo sansalvese, e salva il risultato sulla conclusione a botta sicura di Torres, che approfitta a sua volta dello sbandamento difensivo della retroguardia piazzanese. La gara rompe i precari equilibri al 21° con la rete biancorossa che si concretizza grazie a Bussoli, abile a scattare sul filo del fuorigioco e a sorprendere alle spalle la difesa sansalvese sul lancio filtrante di Johnny Lusi. I sansalvesi protestano per una presunta posizione irregolare del numero 10 di casa, non rilevata dal signor Colanzi di Lanciano, che convalida la segnatura. Trascorrono appena 4 minuti e Bussoli torna a gioire per il raddoppio piazzanese, che indirizza irrimediabilmente la contesa verso un esito favorevole alla squadra di casa. È il 25° quando il bomber piazzanese fredda il pur bravo Cilli con un gran destro dalla media distanza che finalizza nel migliore dei modi l'invitante pennellata al centro di Pierri, sul quale non riesce ad intervenire la retroguardia biancazzurra. Il San Salvo si riaffaccia timidamente in avanti col siluro dal limite di Argirò, facilmente addomesticato da Lusi, che da questo momento non avrà altri grattacapi, contrariamente al suo omologo Cilli, sempre in apprensione sulle bocche da fuoco piazzanesi. Al 41° Capitan Carunchio arpiona il pallone in area ospite, lo dirotta verso il meglio piazzato Orsini, che cerca la porta mancandola di pochissimo. 3 minuti dopo la girata in area di Pierri, scaraventa il pallone a fondo campo. Prima del riposo Cilli mantiene a galle soio, ponendosi tempestivamente alla battuta ravvicinata di Pasquini. Alla ripresa dei giochi il monologo biancorosso diventa sempre più evidente e il risultato comincia ad assumere connotati sempre più preoccupanti per la squadra sansalvese, che subisce il tris piazzanese sugli sviluppi di un tiro dal dischetto accordato dal direttore di gara, che ravvisa il contatto falloso in area tra Rossi e Pierri. Dagli 11 metri Carunchio non sbaglia ed entra nel tabellino marcatori. La squadra di casa sembra insaziabile e, nonostante il punteggio ampiamente rassicurante, continua a tambureggiare dalle parti di Cilli, che osserva con apprensione la temibile rasoiata di Pierri di pochissimo oltre il secondo palo, con il numero 11 piazzanese che va a ripetersi poco dopo, chiudendo la triangolazione con Orsini. Stavolta Cilli è previdente e riesce ad arginare la minaccia, ma nonostante la sua buona prova non può evitare altri 2 dispiaceri. Stavolta Pierri riesce ad avere soddisfazione personale autografando la quaterna al minuto 27 su un nuovo devastante affondo collettivo che porta all'assist dal fondo di Orsini e alla battuta ravvicinata di Pierri con Troilo, che viene a trovarsi sulla traiettoria, ma il tocco conclusivo è dello stesso Pierri. Poco dopo la mezz'ora arriva la cinquina di Orsini, che va a segno scattando sul filo del fuorigioco e aggirando anche Cilli, che stavolta non riesce a fermare il calciatore avversario, il quale ha gioco facile a dirottare la sfera oltre la linea bianca. Il risultato si fissa sul definitivo 5-0 per la squadra piazzanese, che prima di abbassare il sipario cerca di rendere il risultato di proporzioni tennistiche, ma stavolta Pierri e Bussoli non riescono nell'intento. Nel primo caso è la trasversale ad opporsi
al pallonetto del numero 11 piazzanese. Al 43esimo è ancora Cilli, tra i migliori per i suoi, a sventare sul fondo il perfido piazzato a rientrare di Bussoli. Mister Marcello, qui al Comunale di Mondemarcone, il risultato è giusto? Il campo dice quasi sempre la verità, se questo è il risultato evidentemente è quello che meritavano le due squadre. Certo, noi abbiamo avuto un'occasione per passare in vantaggio, l'abbiamo sciupata. Poi c'è stato il primo gol del Piazzano, posizione un pochino dubbia, però non sto a contestare quelle che sono le decisioni arbitrali. Se lui ha visto che la posizione del ragazzo che ha fatto gol era regolare, va bene così. Poi è chiaro che sul 2-0 che abbiamo avuto una disattenzione, nel senso che non siamo intervenuti bene su un pallone che potevamo riconquistare noi, e loro hanno raddoppiato, la partita si è messa in discesa e poi il resto avete visto com'è andata. L'anno scorso la sua squadra si è ottimamente comportata classificandosi al secondo posto al termine della stagione. Quest'anno non siete come l'anno scorso, siete un po' attardati. Cos'è cambiato? Ma non è cambiato niente. Probabilmente l'anno scorso si è fatto un campionato al di sopra di quelle che erano le aspettative e quest'anno invece si sta facendo un campionato al di sotto di quelle che erano le aspettative, tutto qui. I ragazzi sono quasi tutti gli stessi, tranne qualcuno così, però insomma, sono annate che vanno così storte. Abbiamo dei problemi da diverse settimane per quanto riguarda il numero dei ragazzi. Difatti anche oggi eravamo 15 persone, però con un ragazzo che è un vicepresidente, quindi che viene a darci la mano. Abbiamo problemi di fuoricoda, abbiamo qualche problemino, però insomma l'annata va così e cerchiamo di finirla di finirla il meglio possibile, cercando di, insomma, di andare avanti in queste 7-8 partite che mancano, raggranellare ancora qualche punto, toglierci ancora qualche soddisfazione. Ecco, quindi i vostri obiettivi più immediati quali sono? Ci pensate ancora ai playoff? Ma oggi, dopo il risultato di oggi, credo che sia una meta irraggiungibile, perché fare i playoff significa classificarsi al quinto posto. Attualmente siamo fuori dai playoff, ma anche raggiungendo la quinta piazza, insomma, ci sono 15-16 punti, adesso di preciso non lo so, dal Piazzano, quindi a meno che non succedano cose strane, è una meta, diciamo, quasi irraggiungibile a questo punto del campionato. Mister Bici, risultato giusto per quanto messo in campo dalle due squadre? Sì, è un risultato giusto, perché anzi qualche occasione abbiamo anche mancata, niente, cioè siamo contenti del risultato, anche se diciamo che di fronte avevamo una buona squadra, San Salvo è sempre una squadra imprevedibile, però la mia squadra in questi ultimi periodi sta esprimendo un gran gioco e una gran voglia di arrivare al risultato, quindi i risultati sono questi, insomma. Con la vittoria di ieri dell'Ortona e la fine del campionato sempre più vicina, le speranze al primo posto sono ridotte al lumicino. Adesso si pensa a difendere il secondo posto? Noi andiamo avanti per la nostra strada, alla fine del campionato vediamo dove siamo arrivati, cioè noi giochiamo partita per partita, non pensiamo alle altre squadre, è normale, l'Ortona ha una distanza notevole, diciamo che noi per il momento queste ultime partite che rimangono le giocheremo partita per partita, alla fine vedremo se l'Ortona riuscirà a mollare, noi no, e poi alla fine faremo i conti. Settimana prossima chi affronterete? Settimana prossima andiamo a Trigno, un'altra partita difficile, perché queste squadre adesso cercano di fare punti almeno in casa loro e quindi ci daranno filo da torcere, e andiamo lì consapevoli di trovare una squadra agguerrita e una squadra che ci vuole far male. Noi anche a Rocca Spinalvedi mercoledì abbiamo dimostrato di non aver paura di questi campi e comunque andiamo lì con la consapevolezza che troviamo una squadra arcigna e che vuol fare risultati in casa.